Wow! Le ricette di zio Roberto. Buon appetito, amici, buongiorno, buon sabato e buon 2020. Se vedete un po', abbiamo dei pelati, abbiamo del pecorino, non romano ma siciliano, stagionato, del peperoncino, olio, pepe e poi il re, il principe del piatto, il guanciale. Per cui andremo a fare spaghetti alla matriciana. Molto semplice. Adesso andremo a tagliare a striscioline il nostro guanciale. Ne vado a tagliare un pezzo che mi serve per fare questa ricetta. In questo modo andiamo a togliere la cotenna che sta sotto il guanciale. Adesso lo andiamo a tagliare a striscioline. Abbiamo il nostro guanciale, un filino di olio glielo metto per non far appiccicare il guanciale, vado ad accendere. Andiamo a mettere il nostro guanciale in padella, comincia a friggere un pochino, lo facciamo tostare queste striscioline di guanciale. Nel frattempo che il nostro guanciale sta tostando, mi vado a frantumare questo pomodoro. A questo punto andiamo a mettere il pomodoro. Vado a mettere un po' di peperoncino. Metto anche un po' di pepe nero adesso. Ecco qui, una spruzzatina. Oh, naturalmente il sughetto lo facciamo cuocere per una mezz'oretta. Ho messo in un fuoco molto più piccolo, ma vado a mettere il coperchio in modo che i vapori rimangono e non si asciuga troppo il pomodoro. Nel frattempo andiamo a grattugiare il pecorino in modo che ce lo troviamo grattato. Bene, vado a spegnere sul sughetto, non immaginate l'odore che c'è. Bestiale, vado a spegnere, nello stesso tempo vado a mettere lo spaghetto in acqua. Questi sono spaghetti di Gragnano. Vado a salare. Ho da premettere che sale nel sugo non ne ho messo completamente, ma sa l'acqua nel sale la vado a mettere. Anche perché non dimentichiamoci che poi ci va il pecorino abbondante, per cui non vorrei che risultasse troppo salata. Bene amici, siamo arrivati al dunque. La pasta è cotta, vado a spegnere. Ho acceso qui sotto il sughetto, è eccezionale, un odore bestiale. Vado a scolare direttamente in padella e vado a mantecare con il nostro pecorino, che ripeto non è né romano né toscano, è siciliano,
diciamo che va bene lo stesso, perché ognuno mette il proprio pecorino della propria regione. Io metto quello siciliano, però per tutto il resto abbiamo seguito alla lettera la ricetta originale. Spengo, prendo il pecorino in questo modo, una bella girata in padella stessa. Che odore, vado ad impattare. Bene amici, spaghetti alla matriciana. L'altra sera era Natale, vi ho fatto gli auguri a Solo. Stasera è la vigilia di Capodanno, cioè il, no, stasera è il 31, per cui la fine del 2019 è a mezzanotte con il 2020. E l'ho voluto festeggiare in onore di Amatrice. Pecorino non è romano, ma è siciliano. Vado ad assaggiare, scusate il cucchiaio, e voilà. Ragazzi, sono alla fine del mondo. Non potevo chiudere l'anno con questa splendida ricetta. Faccio gli auguri a tutti quelli di Amatrice per il dolore che hanno avuto durante il terremoto, e che si riprendano tutti, per cui auguro un buon inizio di anno 2020 a tutti gli amatriciani e a tutti i miei iscritti. Grazie delle iscrizioni nuove, dei like che mettete, e come dice lo zio Roberto, a sabato prossimo. E buon appetito a tutti. Ciao e alla prossima.